Allora, è un progetto che è nato a seguito del Festival della Partecipazione 2023. È uno degli eventi e delle iniziative all'interno di questo Festival della Partecipazione, promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Cittadinanza Attiva del Comune di San Giovanni Valdarno, era la Ruota della Solidarietà. E nell'ambito di questa Ruota della Solidarietà, organizzata in collaborazione con Rotary Club Valdarno, è nata l'idea di creare a San Giovanni Valdarno un luogo di socialità e di incontro legato alla gentilezza. Che fosse anche simbolo dell'impegno delle associazioni di volontariato nel nostro territorio. Grazie poi alla elaborazione artistica di Stefano Chiassai sono nate le panchine gentili che saranno inaugurate domani pomeriggio alle 18 nella nostra pineta e Lungarno Don Minzoni. Io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto, l'assessore alle politiche sociali della scorsa consigliatura Nadia Garigliari, che ha promosso questa iniziativa con grande impegno e con grande volontà. E poi ancora il Rotary Club Valdarno e ancora la Proloco di San Giovanni Valdarno e tutti coloro che hanno dato il loro contributo. Io mi auguro che questo luogo artistico e di gentilezza possa ispirare questi sentimenti all'interno della nostra comunità. Ormai nessuno sa più essere gentile e cortese. Buongiorno, buonasera, grazie, complimenti, che bello, come va? Essere gentili vuol dire essere buono, generoso, espansivo e presuppone una certa sensibilità verso gli altri. Queste panchine sono un atto di generosità verso la nostra città. Vogliono essere panchine buone, vogliono diventare partecipi di nuove conoscenze, vogliono invitare le persone a parlarsi, vogliono creare momenti di socialità e divertimento. Sono gentili perché sanno ascoltare, comprendere, hanno rispetto e sanno dare fiducia agli altri. Il nostro futuro, ha bisogno di buone maniere. Sedetevi tutti nelle panchine gentili. Volevo sottolineare questo aspetto. Noi abbiamo portato avanti un progetto che è iniziato l'anno precedente a Montevarchi, sempre con l'associazione di volontariato, continuato a San Giovanni Valdarno l'anno scorso. E quindi, nell'ambito di questo progetto, le associazioni, l'associazionismo, il mettersi insieme, il confrontarsi e cercare di superare, dandosi veramente una mano l'un con l'altro, quelle che sono le problematiche di volontariato, è uno degli obiettivi che anche il Rotary si pone. La Proloco, come ho detto prima, non ha, diciamo, solo il compito di promuovere la nostra città attraverso iniziative di carattere culturale, sportivo, enogastronomico, ma anche il dovere di partecipare e dare il suo contributo a iniziative come questa che mettono in evidenza, accrescono questa sensibilità sociale che da sempre, a mio modo di vedere, caratterizza la comunità, la nostra comunità, la comunità sangiovannese. Quindi quando siamo stati coinvolti come sponsor in questa iniziativa, ben volentieri abbiamo dato il nostro contributo e per questo ringrazio anche appunto chi ci ha coinvolto, l'amministrazione comunale, che ha pensato a questa iniziativa, il tavolo della partecipazione, il Festival della Partecipazione. Stefano Chiassai chiaramente è colui il quale ha tradotto in pratica questa volontà, quest'idea, e quindi non posso dire altro che venite domani sera 26 in Lungarno Don Minzoni a assistere alle 18 all'inaugurazione di questa iniziativa.